Le mele nella cucina delle Dolomiti. In collaborazione con Champagne, che oggi è un gatto molto dormiglione. Quando sono arrivato in Trentino più di 2 anni fa, in omaggio al frutto ambasciatore di questa regione, la mela, avevo progettato un libro di pasticceria sulle mele. Ero arrivato a 72 ricette. Poi l'occasione non è stata propizia. È curioso come questo libro, Le mele nella cucina delle Dolomiti, ha proprio 75 gustose ricette. C'ero quasi arrivato. E in effetti qui si tratta delle mele in cucina e non solo in pasticceria. E siamo nella cucina dell'Alto Adige, altra provincia che fa della mela un asse portante dell'economia, una terra che produce ben 5 miliardi di mele e ci sono circa 8.000 aziende frutticole. Il libro è a cura di Stefan Stabler ed è edito da Atesia, che è un editore di Bolzano, edito quest'anno nel 2012. Menzioniamo gli autori di queste ricette. Nell'ordine del libro abbiamo Philip Hafner, chef di cucina, abbiamo Martin Lerscher, che è sia chef di cucina che di pasticceria ed è anche un formatore nella scuola alberghiera di Bressanone, abbiamo Andreas Ascherer, che è un maestro di pasticceria ed è stato allievo di Martin Lerscher. Altre ricette sono di Ottmar Reich, al quale dobbiamo anche l'influsso mediterraneo che c'è in questo libro, peraltro alpino. Abbiamo lo chef Monica Schulzhorn, che ha una sua osteria, che di questi tempi nasconde sempre un eccellentissimo ristorante. E solo nell'ordine del libro abbiamo, per concludere, Herbert Inter, che è uno chef di cucina particolarmente inventivo. Le ricette, antipasti, primi, secondi, dolci da pasticceria anche, che tra l'altro quella appunto dei dolci e dei dessert è la sezione ovviamente più importante per la mela. E ci sono anche tra l'altro bevande, contorni, delle confetture, e si va dalla cultura contadina a quella di casa, da qualche suggestione mediterranea alla nuova cucina alto-atesina. La ricetta, più che un protocollo per l'esecuzione standard, è un rebus. A ciascuno di leggerlo, di interpretarlo, di portarlo sino alla qualità della conclusione. Ed è questione di arte, della combinazione e della trasformazione. Mi ha incuriosito la mousse di rafano e mele che accompagna un filetto di trota affumicata. È valida anche questa mousse per una millefoglie di salmone marinato.
Andrebbe anche bene come in un antipasto di verdure, sempre per esempio i mille foglie di peperoni arrostiti e marinati. Molte tecniche sono valide nelle preparazioni, mele marinate, caramellate, gelatinate, essiccate, candite, abbrustolite. Nelle ricette premia la variazione artistica, ovvero l'invenzione, che il linguaggio culinariamente corretto chiama creazione, con un termine ripreso dalla teologia. Un esempio di variazione è il classico foie gras con la gelatina al sauterne, che diviene in questo caso, in una ricetta di Herbert Hinter, un parfait di fegato grasso con gelatina alle mele. Prendiamo qualche spunto qua e là, senza fare una classifica degli inventori, degli chef. Questa è una ricetta di Monica Schulzhorn e sono delle mezzelune di patate con mele caramellate. Un piatto come gusto nella tradizione, ma è un piatto attuale. Tra altre ricette che mi incuriosiscono, le frittelle di patate e mele, che hanno vari ascendenti. In Trentino la base è il tortel e c'è l'uovo. Chissà se c'è stata una commistione quando c'è stata l'invasione napoleonica da queste parti, perché anche in Francia c'è quasi la stessa cosa, senza uovo addirittura, basta l'amido per legare queste frittelle, che si chiamano pomme paillasson. Il paillasson è il pagliericcio. Sono frittelle semplicissime, solo un po' di sale e un po' di olio per abbrustolirle. Una versatile ricetta è quella degli spaghetti di mele con purea di miele e mele, uva passa e pinoli. Queste mele si possono affettare con un coltellino specifico, oppure con una mandolina da casa, o anche con l'apposito strumento che proprio trasforma direttamente in fili una mela sbucciata. Buoni gli spaghetti con le mele, lo sarebbero anche per esempio con una crema alla vaniglia, magari un'eccellente vaniglia come quella di Haiti e frutti di bosco per rimanere sempre in zona. Ma si potrebbero anche candire leggermente questi spaghetti di mele e si potrebbero fare, ma sarebbe pensabile anche uno sfornatino in cialda quasi come quella frittella di mele e patate, fare invece con gli spaghetti una frittella dolce e quindi spaghetti di mele, un po' di crema pasticcera, un po' di frutti di bosco. Infine, appunto, il rebus per ciascuno è da interpretare. Quando poi si va in pasticceria, ci sono moltissime ricette interessanti, sono interessanti anche quelle degli antipasti, dei primi e dei secondi. Tuttavia, in pasticceria, la mela può regnare sovrana. Abbiamo uomini delle torri alle mele con salsa di bacche e abbiamo i classici, lo smarren, ma alle mele, e ci sono le classiche mele in crosta, le frittelle di mele, un nuovo classico, i muffin al cioccolato e mele. In questo caso le mele sono messe in natura e ancora una volta forse avrebbe una marcia in più, ma sono state usate in molte altre ricette, mettere all'interno una dorata di mele caramellate più che crude. E poi
abbiamo a pagina 118 l'oro del sud del Tirolo, l'oro dell'Austria, ma che viene anche da lontano. Lo strudel di mele, che può essere fatto con la pasta matta, può essere fatto di pasta frolla. Qui è con una pasta frolla, e può essere fatto con la pasta sfoglia. Oggi spesso è fatto con la pasta sfoglia. E ricetta appunto che è transculturale, perché l'origine si perde in Turchia, ai tempi che forse i turchi erano arrivati a Vienna, e dopo i viennesi, un po' con l'impero austro-ungarico, andarono in quelle di direzioni, e quindi all'interno di territori come l'Ungheria, per esempio, c'era una tradizione di origine turca acquisita. E infatti la pasta matta fatta dai pasticceri turchi è bellissima da veder fare. Arrivano alle dimensioni, questa sfoglia arriva alle dimensioni anche più grandi di una bella tovaglia, fanno quasi un lenzuolo. Ecco qui il mitico strudel alle mele con pinoli, uvetta e cannella, e dall'illustrazione del libro. Per non concludere, la classica crostata alle mele, eccellente anche con lo strutto grezzo, quello non filtrato industrialmente, per intendere quello della tradizione del sud Italia, ma secoli fa era tradizione in tutta l'Italia e non solo, è chiaro che è la tradizione anche tedesca e austriaca. Nella cultura altoatesina del burro, la ricetta della pasta frolla di Martin Lerscher è da provare. Incuriosisce per me, che sono piuttosto di scuola francese, e qui il burro non manca. È piuttosto quella che in francese è la pâte sablée, che non è proprio, anche se viene tradotta con pasta frolla, è una super pasta frolla. Ed è la quantità di burro che sposta l'ago della bilancia da una... appunto da una medietà alla superiorità di una ricetta. E comunque è questione di gusti, e c'è anche chi non vorrebbe da nessuna parte il burro in pasticceria, ovvero insomma si candida a non appetirla più. Le mele nella cucina delle Dolomiti, edizioni Atesia, Bolzano, 2012. Alla prossima.